mi bacia il primo ragazzo che incontro. Bello questo ascensore. Sono stati aggrediti ieri, poco prima delle 15, due addetti di Bus Italia da un giovane straniero senza biglietto a bordo di un bus della linea 12 vicino alla stazione ferroviaria di Salerno. Tre controllori, accompagnati da un ispettore ed un vigilante, hanno iniziato a verificare i ticket dei passeggeri e alla richiesta di documenti per la sanzione il giovane ha reagito violentemente, colpendo uno dei controllori con schiaffi, pugni e calci. Nel tentativo di bloccare l'aggressore, un secondo controllore è rimasto ferito. È stato necessario l'intervento della Polizia di Stato. I due feriti sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Ruggi. Successivamente all'aggressione subita dai controllori, è intervenuta la UGL Autoferrotranvieri di Salerno insieme alle segreterie provinciali di CGL, CISL e UIL Trasporti, che hanno denunciato l'accaduto. Sulla questione si è pronunciato il segretario generale della UGL Autoferrotranvieri di Salerno, Gabriele Giorgianni, che afferma che non si possono tollerare altri fenomeni di violenza. Le persone che svolgono con dedizione e professionalità il proprio lavoro non possono essere esposte a tali rischi. Questa categoria di lavoratori richiede con urgenza l'istituzione di tavoli tecnici regionali per trovare soluzioni efficaci e immediate a questa situazione insostenibile. È necessario un intervento deciso da parte delle autorità competenti per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri. La sicurezza sui mezzi pubblici deve essere una priorità assoluta. Inoltre, Gabriele Giorgianni esorta le istituzioni a prendere provvedimenti immediati per tutelare i lavoratori e migliorare la sicurezza sui trasporti pubblici.